Cari amici, bentrovati. Se la usi bene, bene ti tutela. E di cosa sto parlando? Beh, ovviamente della legge. In questi giorni ho ricevuto questa busta verde. Non sono abituato a ricevere buste di questo colore, dunque, quando il postino mi ha lasciato questa busta sul tavolo, ovviamente raccogliendo la mia firma, non nascondo che per qualche minuto, ovvero sino all'apertura, mi sono tremate le gambe. Mentre firmavo la ricevuta di ritorno, non riuscivo a togliere gli occhi dal mittente. Notifica di atti giudiziari da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. In quei pochi minuti mi è passata davanti agli occhi l'intera vita, alla ricerca di qualche possibile episodio che avesse potuto procurare una possibile azione giudiziale nei miei confronti, ma con tutta sincerità non ne ho trovati. Ho dunque iniziato a pensare anche ad un possibile scambio di persona. Ho pensato che potessi essere stato coinvolto in qualche situazione che non mi appartiene. Tra l'altro, l'ultima volta che sono stato nella bella Napoli risale a circa 25 anni fa. Esce il postino, chiudo la porta dell'ufficio a chiave, mi metto seduto, apro la busta e leggo: decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Napoli. Ecco, in quel momento, oltre al tremore alle gambe, sono sbiancato. Proseguo a leggere, vedo la data dell'udienza. Leggo il nome del pubblico ministero e subito sotto i dati degli imputati. Il mio nome non c'era. Vado in fondo pagina e trovo il mio nome anticipato dalla sigla P.O., parte offesa. Con maggior e meritata tranquillità inizio a leggere i nomi dei due imputati e i capi di imputazione con sintesi degli accaduti e solo in quel momento si apre un mondo. La legge ha fatto il suo dovere. Il tutto risale al mese di maggio del lontano 2017, quando mi recai presso la stazione dei carabinieri territoriale per esporre una querela per truffa. In breve vi racconto i fatti. Nell'ambito del mio lavoro professionale mi accorsi a maggio 2017 che di una struttura da me amministrata non era più arrivata alcuna bolletta dell'energia elettrica. Dunque mi collegai al sito di ERA per scaricare le bollette, che tra l'altro erano anche regolarmente domiciliate in banca, e con mio stupore lessi che per ERA la fornitura era cessata. Controllai in banca e difatti più nessuna bolletta risultava pagata. Tramite il distributore riuscì a capire che l'utenza era stata trasferita ad Enel Energia. A tal punto i miei sospetti di essere stato vittima di una truffa diventarono realtà. Vabbè, dissi, ora chiamo Enel Energia e mi faccio inviare le bollette chiaramente scadute. Ma la situazione apparse ancora più complicata. Vi simulo la telefonata. Pronto, mi chiamo Diego Santi, amministratore del condominio X. Questo è il POD dell'utenza. Mi occorrono le bollette che sicuramente risultano non pagate. L'operatore mi rispose: guardi, in effetti l'erogazione dell'energia è in fase di distacco per morosità. Mi scusi, ma come ha detto che si chiama? Ed io: Diego Santi, sono l'amministratore. No, guardi, mi rispose l'operatore, ma l'amministratore non risulta essere lei, ma è un altro. Ovviamente nulla valse il tentativo di spiegare all'operatore che ero vittima di una truffa e non ottenni nessuna bolletta. Dunque i truffatori, con metodi a me ignoti ma chiari agli inquirenti, riuscirono a rubare alcuni dati, tra i quali il codice POD indispensabile per cambiare l'utenza, ma non riuscirono a risalire ai miei dati come amministratore in quanto non vengono riportati in bolletta e dunque decisero non solo di cambiare fornitore ma anche di cambiare amministratore. Decisi di chiamare nuovamente Enel Energia, sicuro che mi avrebbe risposto un altro operatore. Spiegai la situazione e riuscii ad ottenere il nome del fantomatico nuovo amministratore, dal nome Grezzo Maria, presso un indirizzo della mia località nella quale non esiste alcuna persona con questo nome.
Voglio precisare che il nome di Grezzo Maria è un nome di fantasia usato dai truffatori e dunque qualsiasi caso di omonimia corrispondente a Grezzo Maria è da intendersi completamente estraneo ai fatti. L'operatore però non mi fornì copia di alcuna bolletta scaduta in quanto, pur prendendo atto di quanto da me raccontato, agli atti non risultavo essere io l'amministratore e dunque avrei dovuto inoltrare ad Enel Energia copia di una denuncia per poter ottenere le mie copie delle bollette scadute. Sapendo che l'erogazione dell'energia elettrica sarebbe stata chiusa per morosità entro pochissimi giorni, anziché inviare copia della denuncia che non avevo ancora effettuato, in quanto stavo scoprendo e raccogliendo gli elementi della truffa e il quadro non era ancora completo, telefonai ad un terzo operatore. Questa volta però dissi: «Buongiorno, sono Diego Santi, collaboratore di studio dell'amministratrice Grezzo Maria, la quale è all'estero per ferie. Ci risultano delle bollette scadute» e fornì i riferimenti necessari. L'operatore, senza battere ciglio, mi inviò subito per email le due bollette che pagai immediatamente. Raccolsi dunque tutti gli elementi e scoprì che non ero l'unico ad essere incappato in questa truffa, in quanto nel medesimo periodo furono molte altre le strutture condominiali, da me in realtà non amministrate, sottoposte a questa truffa. Io però fui l'unico della mia zona ad effettuare una querela, a quel momento contro ignoti, per truffa. Avrei potuto non effettuarla, in fin dei conti avevo scoperto l'arcano. Ero entrato in possesso delle nuove bollette del nuovo fornitore da me non voluto e mi sarei potuto limitare a tornare al vecchio fornitore chiudendo il caso. Qual era il fine dei truffatori? Ovviamente, come riportato anche dagli atti processuali, si procuravano l'ingiusto profitto consistente nella provvigione per la stipula del nuovo contratto. Ho deciso di effettuare la querela in quanto, se questa situazione fosse accaduta ad una persona non esperta, ad esempio a mio padre, facente parte di quella categoria che io chiamo diversamente giovani, l'epilogo della vicenda avrebbe potuto concludersi con la sospensione dell'energia elettrica, ovvero con conseguenze ben più impattanti per il malcapitato. Inoltre, questi truffatori si fanno forza del fatto che con altissima probabilità i truffati non intraprenderanno azioni giudiziali per una bolletta dell'energia elettrica, limitandosi a gestire il misfatto, come ho fatto io, ma senza effettuare alcuna denuncia. Così facendo, questi truffatori saranno legittimati nel continuare nella loro attività criminosa, senza che per questo arrivi alcuna conseguenza. Riscuoteranno le provvigioni per contratti estorti con la truffa e la loro attività proseguirà senza conseguenze, sottoponendo un numero elevato di persone a questi misfatti. Purtroppo sono incappati nel sottoscritto. Tanto per darvi un ulteriore elemento, negli atti giudiziali, quale parte offesa, risulto essere soltanto io. Dunque, grazie alla mia querela, la legge ha fatto il suo dovere. Gli inquirenti hanno concluso le indagini e i truffatori sono stati individuati ed ora sottoposti a processo penale, interrompendo di fatto la loro attività criminale. Questo è stato l'episodio che ha modificato lo stile del mio canale. All'epoca dei fatti realizzai un primo video denuncia sul tema, che tra l'altro divenne molto virale. Vi metto la scheda del video e lo metto anche in descrizione, andatelo a vedere. Feci anche un appello a Striscia la Notizia che rimase inascoltato. Posso comprendere che ne ricevono a migliaia di segnalazioni simili e dunque nulla da recriminare, anzi faccio i miei complimenti a questa trasmissione che da anni, seppur in chiave satirica, denuncia situazioni, reati e truffe, facendo per questo un importante lavoro sociale. Ora però lancio un appello ad ERA e ad Enel Energia. Per quanto mi riguarda, nell'espletamento del mio dovere da onesto e libero cittadino, nell'aver effettuato la querela che ha permesso di interrompere un'attività criminosa, non avendo registrato ingenti danni per questa vicenda, non mi costituirò parte civile.
in quanto le spese di assistenza legale sarebbero improponibili per una vicenda personalmente chiusa. Ritengo però che tra le parti offese in questo caso vi siano anche il gruppo ERA ed Enel Energia, in quanto il primo ha subito danni per mancati introiti dovuti da alcune bollette non gestite ed il secondo ha pagato provvigioni per contratti strappati con la truffa. Se vi fosse poi un'associazione per i diritti dei consumatori che voglia gestire la cosa, dandone anche risalto a mezzo media e carta stampata, finalizzata a divulgare il messaggio che gli italiani onesti si sono stancati di essere truffati e stanno imparando a reagire, io mi metto a disposizione e sono pronto a farmi qualche viaggio nella bella Napoli per partecipare alle udienze. Come avete fatto voi ascoltatori per quel primo video del lontano 2017 che avete condiviso rendendolo virale, il quale ha dato origine al Diego Santi Channel come lo conoscete oggi, ovvero un canale con lo scopo prioritario di denunciare fatti e misfatti, questa volta vi chiedo la grandissima gentilezza di contribuire a dare risalto a questo video, in modo che possa essere visto dal più alto numero di persone e perché no, magari Striscia la Notizia potrà prendere ora in considerazione questa vicenda per raccontare un lieto fine dove la giustizia ha vinto. Oltre ai gruppi energetici coinvolti e qualche associazione per i diritti dei consumatori. Confido nel vostro importante contributo. Condividete. Vi ringrazio infinitamente e come dico sempre in tutti i miei video, per il momento da Diego Santi è tutto. Al prossimo video.